amici di Fano TV, buonasera e bentrovati ad un'altra puntata di Oltre la Bici. Avrei voluto presentarlo come il padrone di casa, invece non è così perché più propriamente dovrei chiamarlo il padrone della casa del ciclista di Ghilardino di Fossombrone, Daniele Muflone. Bentrovato Daniele. Ciao a tutti. Anche oggi tante novità, sarà una lunga pedalata, ma mi viene da dire una lunga maratona televisiva, perché oggi parleremo di una tipologia di bici in particolare, ma lo scopriremo tra poco. Altro ospite di questa puntata, un ospite d'eccezione, Tommaso Berloni, ben trovato. Grazie, piacere grazie di conoscerti, membro del direttivo di un gruppo ciclistico che insomma più tardi vi sveleremo insomma qualcosa in più. Intanto direi di partire subito con la novità di questa puntata, la Bici Marathon. Ma ci vuoi raccontare di che cosa si tratta? Prima della Bici Marathon voglio... La novità in assoluta è Maria Elena, che gli diamo anche il benvenuto su questa nuova puntata. Sarà la mia nuova partner per le puntate successive. Poi abbiamo anche visto Tommaso Berloni, che per parecchi di voi che ci seguono lo avranno anche riconosciuto, perché è il nostro poeta del Gran Galà, quindi il poeta dialettale del Gran Galà della Casa del Ciclista. Perché devi sapere, Maria Elena, che noi siamo un punto di riferimento per i ciclisti, perché siamo il primo negozio che premia i clienti autospendenti, che clienti VIP, e li portiamo a cena, quindi li facciamo vivere una bellissima esperienza. Una serata di gala dove non poteva mancare insomma anche la poesia, perché ci vuole anche il momento di spettacolo, ma poi più tardi scopriremo andiamo qualcosa. Sempre a scoprire ogni puntata qualcosa di nuovo, e considera che Tommaso, lui è un cliente VIP ormai da 2 anni, quindi da quando abbiamo iniziato, quindi pensa i soldi che ho speso, sì, a parte quello, ma nonostante ci fa il poeta, cioè viene anche, no, devi anche pagare per venire a cena, sì. Bene. Allora, tanta carne al fuoco anche oggi, a proposito di cena, di gala e non solo, perché tra le tante tipologie di biciclette che dobbiamo conoscere c'è questa Bici Marathon. Ma nello specifico, di che cosa si tratta? È una bici particolare? È una bici particolare perché è la prima biammortizzata che è nata, poi da questa bicicletta biammortizzata che appartiene alla famiglia del cross country, dell'XC, che poi andremo a vedere nelle prossime puntate. E dopo questa biammortizzata hanno inventato tutte le altre categorie del biammortizzato. Però non voglio aggiungere nient'altro, perché andiamo a vedere proprio il contributo all'interno della Casa del Ciclista, che ricordo ci troviamo a Ghilardino, all'uscita di Sant'Ippolito o Fossombrone Est, a 1,5 km. Ci trovate lì, noi vi aspettiamo, e direi alla regia di lanciare il contributo della bicicletta biammortizzata. La Casa del Ciclista, l'universo delle due ruote off-road, abbigliamento, ma soprattutto bici dedicate a una disciplina agonistica, trovano qui la loro casa, Casa del Ciclista, la bici. Ci siamo divertiti a fare questo bel gioco di parole insieme a Daniele, sempre qui è naturalmente il titolare, insieme al fratello, di questo universo del mondo delle due ruote off-road, che ci dà sempre delle belle pillole, delle belle spiegazioni su questo mondo così affascinante e soprattutto variegato, perché abbiamo imparato a conoscere un sacco di tipologie di biciclette e tante discipline sportive legate ad esse, come la bicicletta che abbiamo qui, giusto, sì, Daniele? Perché sì, una bici, una disciplina, marathon. Ma a vista d'occhio, perché ormai bazzicandoli qualcosa ho imparato anch'io, vedo che è un po' un mezzo mischione questa bici, no? Come esatto, diciamo noi in Romagna. C'è un po' di robe, un po' di qua, un po' di là. Perché? Che cos'è? Perché la marathon è un incrocio tra una bicicletta da cross country, quindi una fronte nel gergo, solo con la forcella anteriore, e una bicicletta da trail. Ah, ok? Credi. Quindi la marathon appartiene soprattutto alla famiglia del cross country, però grazie all'ammortizzatore ci si può permettere di fare lunghi percorsi, infatti marathon dovuto dalle gare di marathon, quindi quelle gare da 80-90 km anche oltre, con metri di dislivello intorno ai 2000, anche i 3000 metri di dislivello in una singola gara. Però quindi pensa farla se non hai l'aiuto dell'ammortizzatore, che un po' ti va
a aiutare ad assorbire tutte le sollecitazioni che ci sono lungo quei chilometri in mezzo, certo, alle montagne e anche ai sentieri. Bene, immagino che la situazione dettata dalla doppia ammortizzazione crei anche una situazione di comfort per il ciclista, per insomma il runner, che sia ottimale, sì, perché chiaramente, viste le lunghe percorrenze, questo è un aspetto importante. Infatti è molto comoda per le lunghe percorrenze e anche per le corte, perché si beneficia molto dell'ammortizzatore. Questa bicicletta può nascere sia con un 10 cm, quindi, come ti dicevo, appartenente alla famiglia del cross country, e può essere anche da 12 cm, quindi appartenente alla famiglia del trail. Cosa cambia? Cambia l'angolo, quindi cambia, ecco, la geometria, che è una via di mezzo tra la trail e il cross country, perché ti permette di essere molto pedalabile e ti permette anche in discesa di godertela senza andare a rischiare, grazie alla geometria che ha sulla serie sterzo. L'ammortizzazione ha il bloccaggio, in questo caso, al manubrio, perché quando blocchi la forcella per la salita e l'ammortizzatore sempre per affrontare la salita, con un solo tasto blocchi entrambi sul manubrio. Ah. Quindi la bicicletta in questo caso ti diventa rigida, quindi ti diventa come una bici cross country. Ah, con una sola funzione blocchi tutti e due? Blocchi tutti e due, è la cosa più comoda che potevano inventare. Poi c'è l'opzione anche qui del reggisella telescopico. Quindi è il reggisella telescopico, sempre dal manubrio, con il solo bottone si può abbassare il sellino per affrontare la discesa e poi si può, è sempre con lo stesso manettino, rialzare la sella per riprendere la pedalata. Come avrei notato anche qui, non poteva non mancare il nostro padellone sul posteriore, sempre gruppo Shimano 12 velocità, in questo caso abbiamo il monocorona, però più la bici è di livello, più aumentano anche i denti sull'anteriore. Mm. Perché questo? Perché giustamente le aziende dicono chi fa una bicicletta di un certo livello è una persona che ha la gamba. Certo. Ok? Quindi lo facciamo un po' soffrire in pedalata, però si può anche ridurre, quindi beneficiare anche di un altro tipo di sviluppo metrico. I freni a disco in questo caso non sono grossi, anche se è una ammortizzata, ma ci avviciniamo su un freno a disco simile al cross country, quindi un 16 cm o addirittura un massimo di 18, ma non più piccoli. Il freno a disco idraulico in questo caso è a due pistoni, perché qui, anche se la velocità può arrivare a dei numeri alti, abbiamo però una bicicletta molto più leggera rispetto alle ammortizzate che si avvicinano più alla famiglia del Gravity. Questa bicicletta, come ti dicevo, è anche caratterizzata dalla leggerezza della famiglia del cross country, perché fare anche 90 km con una bicicletta un po' pesantuccia un po' si fa sentire. Questo è il comfort che dicevamo prima. Però io vedo comparire anche degli accessori che naturalmente ci fanno capire che questa è una bicicletta per chi ama pedalare per molto tempo. Sì. Vediamo appunto il supporto per la borraccetta, l'aiuto in caso di questo foratura. Questo si chiama il gonfio ripari in caso di foratura, se nel caso... Queste tipologie di biciclette, le gomme sono tubeless, quindi la camera d'aria viene tolta, ci si mette il lattice. In caso di foratura, grazie a questa bomboletta che si chiama gonfio riparo, oppure fast, veloce, con un semplice gesto te la gonfia e te la ripara allo stesso tempo. E poi abbiamo la nostra borraccia che accompagna, certo, i nostri atleti lungo i loro single track. Ecco, quindi se guardate una bici che ha il reggiborraccia, anche se la vedete assettata così, è una bicicletta che cammina, diciamo. Quelle che non ce l'hanno sono quelle che vanno giù in discesa. Perché, insomma, e hanno la sacca idrica. La sacca idrica che è tutta un'altra cosa. Insomma, abbiamo piccoli trucchi, così quando vedete un ciclista passare, guardate lì e capite che cosa fa lui. Insomma, comunque una bella bici per chi ama pedalare per anche molto tempo. Sì, e la voglio consigliare questa bicicletta a chi ha problemi di schiena, quindi, certo, persone che non si vogliono fermare per un problemino alla schiena. Già col biammortizzato si può risolvere tantissime cose, ed è una bicicletta che va bene per le lunghe percorrenze, quindi ha
i gladiatori, diciamo, della mountain bike, che gli piacciono affrontare diversi chilometri, ma anche a chi vuole il gusto di avere una bicicletta pedalabile, quindi in salita affrontarla con una bicicletta rigida, ma poi in discesa non vuol perdere quel comfort e vuole essere anche sicuro. E come sempre, a una bicicletta, a una disciplina legata ad essa, c'è anche il giusto abbigliamento che dobbiamo indossare, perché questo va del nostro comfort ma anche della performance che poi noi abbiamo modo di sviluppare in sella alla bici, perché giustamente tutto deve... Qui vedo un abbigliamento aderente che già mi fa capire che è un po' più, no? Racing, no? Esatto. Più vedo gara. Caschetti anche di varie fogge, ce li spieghi un attimo? Allora, iniziamo dal caschetto. Il caschetto, come puoi ben vedere, c'è sia con la visiera che senza. Allora, il casco, la funzionalità è sempre la stessa, però spesso accade che chi ha una mountain bike ha anche una bicicletta da strada, quindi in questo caso, al posto di avere due caschi, se ne usa uno, ed è questo qua, e in più questo qua c'è anche la versione con la visiera, quindi la stessa scocca con visiera oppure senza. Poi abbiamo un altro casco sempre con visiera, che rispetto a questo qui ha la protezione un po' più sulla nuca, perché siamo sulla famiglia trail, ci avviciniamo. Entrambi vanno bene, perché questa bici, essendo nel mezzo tra una cross country e una trail, ci si può adattare anche l'abbigliamento. In questo caso abbiamo l'abbigliamento, come puoi anche ben vedere, con tessuti diversi per ogni strato, perché proprio per fare espellere il sudore, quindi bisogna essere sempre asciutti, perché più uno sta meglio con l'abbigliamento, più da sulla bicicletta, divisa aderente, quindi aerodinamicità, e pantaloni aderenti. In questo caso si può anche mettere dei pantaloni larghi, perché essendo una biammortizzata ci si avvicina un po' più sulla famiglia delle Gravity. Pantalone sempre con il fondello essenziale, e il pantalone anche in questo caso ha il tessuto anidro d'ape 3D in polipropilene, che ti assorbe il sudore poi lo espelle, quindi rimani sempre anche sulle parti intime asciutto. Anche qui abbiamo la zip, che non è proprio al caso. Quando senti caldo che fai la salita, con una sola mano puoi riuscire ad aprire. In questo caso ti immagina che hai le mani sul manubrio, devi andare ad aprire. Certo. Non è che stai lì. Con una mano apri e prendi aria. Prendi aria. Vedo anche un sottocasco nel manichino vicino a te, anche quello è importante. Questo è importante perché ti assorbe il sudore, sempre della linea Muflone, ed è un sottocasco che ti assorbe, allo stesso tempo ti tiene asciutto e si asciuga, quindi hai sempre la testa asciutta. Perfetto, cosa che non guasta mai. E allora, abbigliamento legato alla bici per avere sempre in sella una performance ideale. Beh, davvero ce n'è per tutti i gusti, il mondo della bici è davvero un universo da scoprire in toto, sono tante le novità, ma non solo in fatto di bicicletta, perché poi quando si va in bici bisogna andarci con un abbigliamento a regola d'arte. E a proposito di abbigliamento tecnico sportivo, anche per gruppi di ciclisti, che cosa ci combini tu, Daniele? Che cosa hai realizzato? Abbiamo realizzato il marchio Muflone, no? Certamente. Diciamo dal mio soprannome, da come sono conosciuto, abbiamo creato l'abbigliamento Muflone, che è l'abbigliamento tecnico per ciclisti sportivi, e come abbiamo visto sul video, questo abbigliamento si può anche customizzare, quindi farlo personalizzato. Abbiamo già iniziato anche a vestire diversi nostri clienti che hanno gruppi sportivi, società sportive, anche gruppi di amici, perché è lo stesso materiale che vendiamo all'interno del nostro negozio, quindi lo stesso abbigliamento si può acquistare oppure anche personalizzare, quindi essere crearsi una identità proprio di un gruppo bellissimo. Esatto, quindi il logo del gruppo, il nome del gruppo sulla maglietta, piuttosto che sulla gamba o insomma dove loro più desiderano, ecco, per avere insomma tutto l'abbigliamento. Si può stampare ovunque. Personalizzato. Personalizzare molto, molto. Al 100% la propria divisa, creare proprio con i propri colori, quindi ci si può imbizzarrire in tutti i modi. E in quanto tempo
poi si realizza, ecco, questa personalizzazione? In quanto la tempo? Personalizzazione dipende adesso dai periodi, dipende anche da quando uno la va a creare, ma comunque intorno ai 50 giorni si riesce a consegnare il tutto. Ecco, questo insomma lo diciamo anche per i gruppi che, ecco, magari hanno già una propria identità, magari non espressa, non hanno appunto il logo personalizzato e magari vogliono partire con questa idea, quindi sappiate che questo è il tempo tecnico necessario per la realizzazione. Potete poi anche trovare tutte le informazioni su muflonabbigliamento.com, la casa del ciclista.it, poi chi mi conosce mi può anche scrivere in privato. Bene, noi siamo qui anche per svelare un po' i segreti dei professionisti della bici, i segreti che poi diventano alla portata di tutti, grazie a Stefano, l'officina da garage. Sì. Oggi andremo a parlare di una cosa molto importante, cioè la regolazione del cambio, che è una cosa importante. Ma vorrei chiedere anche a Tommaso Berloni, anche tu sei uno pratico, no, della bici, è una cosa così complicata questa regolazione del cambio? Perché magari molti che non sono avvezzi, ecco, non danno tutta questa importanza, invece chi va in bicicletta... Il cambio sembra una cosa semplice, ma non lo è. Io diverse volte mi vado a far regolare il cambio, però come ho letto in un galà, in una poesia dedicata ai mufloni, prima di andare a regolare il cambio, una botta d'acqua sal scion arsolve la situazione. Quindi si potrebbe risparmiare qualche soldo già solo con una semplice pulita. Questo è un rimedio molto naturale, insomma molto fai da te. Però adesso andiamo subito all'officina da garage e sentiamo tutti i consigli di Stefano e lanciamo il prossimo contributo. E dalle bici nuove in compagnia di Daniele adesso veniamo alle bici, insomma, che usiamo tutti i giorni, e qui entriamo nel campo di Stefano, perché la sua esperienza, il suo mestiere, il suo professionismo lo porta tutto qui e quindi mette a disposizione i suoi consigli, la sua esperienza di professionista per il nostro garage, la nostra officina da garage, il sogno di tutti i cicloamatori è quello di poter fare un po' tutto da soli, però spesso combinano dei guai oppure non riescono a capire bene come fare certe cose. E allora questa rubrica, l'officina da garage, serve proprio per così permettervi nel vostro garage di poter fare quelle piccole riparazioni e farvi partire per il vostro giro. Un altro di quei mamma santorum delle ciclista è il cambio. Oh, il famosissimo cambio. Croce delizia di ogni ciclista. Allora, questo famosissimo cambio che non c'è che va mai bene. Il cambio, vi dico già subito un trucco, si può anche registrare in base a quello che fate. Un cambio, se siete gli scalatori su strada, si può anche leggermente anticipare a scalare. Se siete dei volatori sulle gare si può anche leggermente anticipare per i rapporti più veloci. L'importante è mantenere la bici sempre, facendo sempre manutenzione e facendo capire al vostro meccanico come volete registrare il cambio. Oggi invece andremo a vedere una registrazione del cambio standard, quella da fare in casa. Io approfitto del cavalletto e ricordo a tutti che in garage avevo delle corde, mi ero un po' inventato queste cose qua. E ammetto che un po' mi mancano, sai, la bici di penzoloni, eccetera. Allora, qua abbiamo semplicemente un cambio a 11 velocità, un Shimano SLX. Abbiamo sostituito il filo che già abbiamo criptato, abbiamo fatto delle prove, ammetto. E fatto questo, dobbiamo andare a registrare questo famoso cambio. Allora, prima di tutto, il cambio bisogna anche conoscerlo. Nel cambio avremo tre viti. In tutti i cambi c'è una vite segnata con una lettera L, bassa velocità, che non è altro che il fine corsa del rapporto più agile che abbiamo sul pacco pignoni. Avremo un'altra vite con la lettera H, e quindi è l'alta velocità, e il pignone più piccolino. E in più avremo una vite centrale, quella dove a tutti piace andare a muovere su e giù, ma sì, non è nulla da fare, muovo quella, cambia meglio, non è vero. Praticamente questa vite centrale non fa altro che la rapportatura esatta, cioè la distanza esatta che deve avere tra il pignone e la puleggia. Dopo ve la spiegherò nel dettaglio, perché parliamo di millimetri, non di occhiometro, come sento dire in giro. Quindi
Sostituito al filo, andremo con una brugola da 4 ad aprire il nostro morsetto. Inseriamo il nostro filo qua, potremmo aiutarci con delle pinze oppure potremmo anche lasciare stare. Un trucco fondamentale è: prendo il manettino, avvito tutto in senso orario la regolazione. Quando lei avvito in senso orario, ve lo faccio la regolazione, quando vado a battuta svito di 2 giri. Così ho una tolleranza sia a tirare che a scalare che già io ho predisposto. Tolleranza data, prendo il morsetto, lo tiro con le mani, andiamo ad avvitare dolcemente, senza tirare, senza esagerare, mi raccomando. Abbiamo la catena nel pignone più piccolo, quindi cosa dovremmo fare? Ricordando che la vite con la lettera H regola la catena sul pignone più piccolo. Adesso vi faccio proprio appunto anche vedere che la vado a sregolare. Pedalando nel pignone più piccolo, lei mi è salita. Quindi io ho un errore. Quindi, ripeto, la vite con la lettera H che mi regola il pignone più piccolo, la devo svitare finché la mia catena non mi scende nel pignone più piccolo. Eccola qua. E quando pedalo, se spengo tutto quello che ho, radio, cellulare, non deve far rumore, soprattutto chi va su strada che ha un orecchio molto fine. Fatto questo, andrò a provare il mio cambio. Mano a mano che saliamo, poi registreremo anche le altre 2 viti. Quindi dall'11° rapporto metterò il 10° e poi andrò ancora a salire. Andremo nel rapporto più agile, dove già abbiamo dei problemini. Eccolo qua. Sto tenendo premuto con il pollice, altrimenti la catena mi scende e non mi rimane. E come vi dicevo prima, andremo a regolare con la famosa vite di regolazione, che è questa, la distanza tra pignone e puleggia del cambio. Questa distanza va effettuata in questa maniera, segnatelo subito. Deve essere 5-6 mm per le biciclette da strada con la doppia, 7-8 mm per tutte le mountain bike che hanno la doppia, 12-16 mm per tutte le biciclette che hanno la singola. Quelle che hanno la singola c'è una variante, ho detto 12-16 mm perché più la catena si usura, leggermente posso avanzare un attimino, quindi se la mia puleggia lavora più vicino al poco pignone, avendo una catena più usurata e più elastica, mi cambierà meglio. Adesso andremo a regolare il nostro cambio, quindi battuta iniziale lettera H fatta, battuta lettera L preso per caso, ammetto. Scenderemo di 1. Come si regola il cambio? Allora, pedaliamo sul secondo rapporto più agile. Non si può sentire dalla telecamera, ma non è un cambio perfetto, fa un po' di rumore. Quindi svito la mia regolazione in senso anti-orario fino a che il cambio, io dico, si impazzisce, vedete? Non è proprio preciso, quasi per niente. Ora cosa faccio? Vado a riavvitare la regolazione sul manettino finché il rumore se ne va. Vado ad avvitare e ho tolto il rumore. Al 90%, diciamo, il cambio funziona. Quindi metto la prima, metto la seconda, metto la terza, metto la quarta. Come potete vedere, ho azzeccato quasi subito per un'ottima cambiata. Ovvero, un consiglio che do comunque è provare sempre la bici su strada, perché un conto è provare la bici su un cavalletto dove non farò mai forza, è un conto provare la bici su strada.
anche quando ritirate la bicicletta dal vostro meccanico, non ritiratela finché non l'avete provata. La bici va sempre provata. Nel nostro negozio, il nostro punto di forza dell'officina, che è il cliente, se non prova la bici, e qui lo dico e qui lo giuro, non viene consegnata. Ed ecco qua che abbiamo un cambio perfetto. Quindi, anche qui pochi passi ci permettono di realizzare una cambiata perfetta. L'importante è, ripeto, fare anche un'ottima manutenzione, cambiamo la catena quante ora, cambiamo il poco pignone quante ora, e se non siete capaci basta chiamare la casa del ciclista che io vi risponderò ad ogni esigenza. Bene, grazie a Stefano, ne sappiamo qualcosa in più e ovviamente le sue sapienti mani magari non sono le nostre, però qualche dritta, è vero Daniele? Sì, sì. Ci fa sempre comodo. Abbiamo visto che proprio avere la regolazione del cambio personalizzata è difficile perché ogni persona ha un suo tic diverso per andare a cambiare, quindi in base a come va anche a spingere sul manettino del cambio, cambia proprio la regolazione. Il cambio cambia. Il cambio, sì, non volevo fare il gioco di parole, però il concetto è proprio quello. Quindi questo poi è anche uno dei tanti articoli che si possono trovare sulla nostra guida mountain bike, quale scegliere, che si può venire a ritirare presso il nostro punto vendita oppure anche prendere online sul sito La Casa del Ciclista. È gratuita, c'è solamente da pagare il piccolo contributo di spese e di spedizioni, però grazie a questa guida si possono risolvere davvero diversi problemi che uno ha. Leggi questa e la soluzione qui si trova. Insomma, possiamo diventare tutti quanti dei ciclisti migliori, un pochino più professionisti / professionali, insomma, entrambe le cose. Allora, a proposito di ciclisti, in apertura della puntata ho presentato Tommaso Berloni, che è membro del direttivo di un gruppo che ha un nome davvero particolare, di questo gruppo ciclistico, i Muli Stracchi, che già, insomma, la definizione è tutto un programma, insomma. Ma se sono stanchi, italianizzando un po', insomma, il vernacolo fanese, come fanno a pedalare? Questa è la mia domanda. Garantisco che pedalano, garantisco che pedalano. Questo nome è nato in una pedalata, eravamo due o tre dei più anziani del gruppo, e allora abbiamo deciso, visto che a Tavernelle in diverse andavano in mountain bike, vogliamo unirci, vogliamo fare un gruppo d'amici, no, per andare a fare qualche pedalata insieme. Sì, va bene, come ci chiamiamo? Visto che l'input è arrivato da noi, ma allora si pensava ai cavalli, però il cavallo è un animale che corre. Ho detto, noi non corriamo, noi magari tiriamo il gruppo, no, nelle iniziative, quindi siamo più muli probabilmente. Muli, e un amico mio ha detto, sì, però Stracchi, perché magari aveva più difficoltà, e quindi da lì è nato Muli Stracchi. Però pedalate. Però pedaliamo, e poi io ho 3 anni che vado in mountain bike e insomma i risultati, i progressi li vedo giorno dopo giorno, e adesso onestamente insieme ai miei amici, benché siamo grandi, benché abbiamo 45-50 anni, però insomma dà molto piacere vedere che risultati arrivano. Beh, lo sport, insomma, oltre ai benefici fisici è anche naturalmente un momento di aggregazione, quindi ecco, anche attraverso la bicicletta si vedono tutti i lati benefici dello sport e anche i lati divertenti, perché sappiamo che tu sei un poeta, abbiamo detto poco fa. Assolutamente vero, per quanto riguarda, cioè, riusciamo a far vedere, è vero che sono poeta, fra parentesi, mi chiamo, vai, faccio qualche rima, poeta. Va bene. No, invece mi volevo soffermare sul discorso che grazie a queste pedalate riusciamo a far vedere il nostro territorio e riusciamo a far conoscere i nostri prodotti tipici, grazie anche al video che ci ha fatto Daniele nell'ultima pedalata. Sì, perché tutti questi video che andremo poi a vedere, adesso andremo proprio a vedere il video che abbiamo realizzato con i Muli Stracchi nell'entroterra dei Colli al Metauro, no? Abbiamo visto Barni, Pozzuolo e poi anche... Serrungarina, Barni, Pozzuolo. Serrungarina, proprio all'interno, abbiamo fatto vedere... La municipalità di Serrungarina. Scopriamo quindi anche le bellezze del nostro territorio attraverso una bella pedalata, e allora virtualmente saliamo in sella e lanciamo il contributo dei Muli Stracchi. Questo è il mitico logo del Mulo Stracco. Il nostro logo. E qui via nei bellissimi colori delle nostre campagne, qui Super Borgobello,
queste nostre campagne che adesso con questo grano, e poi non dico niente con i girasoli come sono adesso, proprio cullano, diventano la culla dei tre bellissimi centri storici che sono Serrungarina, Barni e Pozzuolo che ci accingiamo a raggiungere. Qua siamo a Serrungarina, no? Tipica per la pera angelica, il prodotto tipico del paese, e in occasione della pedalata alla pera angelica abbiamo avuto modo di far assaggiare, di far assaporare le pere, i prodotti che derivano dalle pere, e addirittura la grappa alla pera, perché poi si conclude sempre in maniera allegra. Quindi promuoviamo il territorio, le tipicità, lo sport. Certo. Posso chiedere, Tommaso, quanti siete in questo gruppo? In questo gruppo siamo 35. E c'è un numero limite o No, tutti possono partecipare. Quindi basta, se qualcuno si vuole iscrivere, come ma fare? Basta avere la bicicletta, si esce 2-3 volte insieme, vede che il gruppo, quello che fa il gruppo piace, perché poi c'è chi piace più fare le discese, chi più le salite, quindi bisogna un pochino trovarsi. E poi, poi questi panorami fantastici anche di Serrungarina. E qui abbiamo l'artefice della pera angelica. Domenico Pontellini, dell'associazione della pera angelica. Colui che l'ha scoperta, no? Dicevi. Colui che l'ha fondata. Colui che l'ha fondata. Poi hanno il bello della bici è anche i ristori finali, perché alla fine si sta sempre insieme, ma poi oltre alle pedalate e anche la fatica, perché bisogna anche... Certo. C'è di bello che tutti gli abitanti, tutte le associazioni del comune ci aiutano, ci appoggiano, quindi ecco, abbiamo aperto tipo questo Vecchi Sentieri e ci hanno contribuito, chi con un mezzo, chi con l'altro, a darci una mano, a aprire questi sentieri, che poi alcuni sentieri sono proprio storici, sentieri che da Barni la gente percorreva per raggiungere le campagne. Percorreva con i muli, infatti adesso vediamo la mulattiera, che è uno degli ultimi che abbiamo aperto. In più c'è anche la fonte per chi si vuole abbeverare, perché alla fine. Te pensa poi, Maria Elena, che io sono di Montefelcino, nativo, e a Barni non c'ero mai stato. E quindi questo è un modo per scoprire davvero tutte le bellezze del nostro entroterra. Però concedetemi una cosa, anche se la pedalata può essere faticosa in certi sentieri, che magari possono risultare più tortuosi, più faticosi di altri, poi la fatica condivisa si dimezza. Io sono sempre di questa idea, quando si affrontano le cose con un certo spirito, quello appunto dello stare insieme, della condivisione, del divertirsi, perché poi è un momento poi anche in gruppo, due battute, la salita passa molto veloce, e quindi anche loro è un bel gruppo come gruppo ciclistico, e poi fanno anche questa mitica pedalata della pera angelica che riscuote molto successo. Siamo partiti il primo anno 150, il secondo anno 230 iscritti, quindi e quest'anno ci sono serie possibilità di ripeterla. Ma quando ci sarà infatti la prossima pedalata e come si fa a prenderne parte se volessero aggregarsi altre persone? Noi facciamo pubblicità su Facebook principalmente. Bene. E poi logicamente anche sui vari giornali locali, e non si fa altro che presentarsi al giorno della partenza, ci si iscrive lì momentaneamente e si va a pedalare, si porta la bicicletta logicamente, certo. E si va. E se hanno bisogno, Daniele, vengono da te, se hanno bisogno insomma del mezzo. Ci vengono a sistemarla, a mettere la puntina, perché poi anche qua la mountain bike è molto sollecitata, e poi abbiamo anche dei posti che si collegano proprio tra un comune e l'altro, che neanche io che ero del posto pedali e trovi questi panorami, queste fotografie. Assolutamente, i colori poi della natura in questa stagione sono spettacolari, e quindi si scaldano e si tingono delle tinte più calde, più forti, e rendono tutto ancora più bello, davvero sembra una cartolina. Anche questi monumenti, che qui eravamo a Barni, quindi alla fine abbigliamento muflone, quello c'è sempre, perché tanto... Certamente sei lo sponsor ormai ufficiale di ogni manifestazione. E questo è uno dei posti più panoramici che mi hanno fatto scoprire loro, che pensare che sopra casa... Cioè, alla fine sei in un campo, ma vedi proprio dal Catria fino al mare. Dal Conero al Catria, alla Carpegna. E quindi dici, ci ritorno. Ma davvero, ragazzi, oltre la bici c'è di più. L'ho detto scherzando, insomma, in apertura, poco prima dell'inizio della puntata, però davvero c'è un universo da scoprire. Il tutto poi con il momento, insomma, della ristorazione, della festa di gala, eccetera, dove... C'è il poeta che deve, come dire, deliziare i padiglioni auricolari di tutti i partecipanti, e noi lo facciamo adesso anche per i nostri telespettatori, perché hai una poesia che si intitola Discesa.
discesa. Sono in tema, sono. Andiamo. Sono in tema, perché la discesa è per noi ciclisti, è, diciamo, si suda molto in salita, si fatica in salita, ma la discesa vuole altrettanta concentrazione e altrettanta tecnica. Discesa. Finalmente sin da cima. Ec, va su l'adrenalina. E il sentir davanti a me, ripid, sci, moi lo da fe. Se me vdessa ad emi moi, en credria mai occhi suoi. C'è bev sopra e non c'è pense. Sti pensiera den c'han sense. O da prenda la tensione, trasformala in prestazione. Quindi, bassum con la sella, che è bel bloc ma la forcella. E i dettagli che fan la somma, e che sgonfi un pella gomma. Casco in testa, ben l'acete, chi pedei, so già tacchete, uno chieta verso il cielo, una gratetta mal sedere, butta il culo tutte fora, sa le braccia larga ancora, per dirigia, al mei che posse, ogni pianta che viene addosse, anche al cuore si spaventa, a 160 è la frequenza. Dai Tommaso, curva giù, già macchiatre e nive più, ferma, ferma, ferma un po', e non c'è la GoPro. Forza via, arbas la testa, alza frena, gira a destra, giù tel fos, frac le culatte, taglia su, frac le dofratte, buga, raica, pietra grossa, ceppa sopra, fa la posta, guarda avanti, qua da ni, finisce il grep, proprio ma lì, frena pur che pas de qua, tronchi, raica a volontà, che dolor de braccia e man, sarà me che va più pian, c'è le gambe, me fa nel foc, forza dai, ancor per poc. E che il pesdo è più fatica, frena, frena, c'è l'urtica. Se marbalt, ma chi me, oh casse, cari mia, ma chi c'è i sasse? Un pel spiena, e più pulit. Vega il grupp, o belle fnit, finalmente con la resa. Che spettacolo sta discesa. Grazie. No, davvero delizioso, ma poi anche la tua interpretazione, quasi da artista, no, proprio no. Da attore dialettale. No, ecco. No, è che lui l'ha vissuta così. L'hai vissuta proprio in primis sulla tua pelle. Sì, le prime volte poi c'era da tremarsi, da tremare. Diciamo da tremare. Così, da tremare. Senti Tommaso, quante poesie hai scritto? Siamo via, una quarantina. Bene, circa. La prossima è già in mente? Sì. Devo un favore a un amico, perché poi tutti questi amici, no, mi richiedono la poesia personalizzata, allora devo un favore, ci sto lavorando. E c'è già un titolo? Possiamo saperlo in anteprima? Qua su Fano TV. Il mago stregone. Ci piace. Sarà ci contento piace. Perché chi okay, ti sente che ha capito. Siamo sa. Curiosi. Siamo dove curiosi. Le possiamo trovare? Diccelo, perché tu hai anche sì, un blog, ho un blog, tuttotommaso.blogspot.com e lì troviamo i testi e qualche video. Bene, infatti ci saranno anche quelli del Gran Galà che certo, dato tutto, a noi, quindi. Sì, sì, sì. Bene, quindi io ancora mi viene da ridere, scusate ma sta poesia, ma anche perché facendo discesa è così proprio. È così, sì, proprio, sì, ha descritto. Sì, sì. Quella della GoPro, la famosa telecamera, parti ma poi ti dimentichi di accenderla a metà e quindi dici adesso vai, ormai la riprendo, poi vai giù, poi quando hai la telecamera accesa cerchi sempre di fare un po' di più e alla fine... Si sbaglia. Vabbè, e sbagliando si impara e andrà meglio alla prossima pedalata, no? Ci miglioriamo sempre, cerchiamo di essere certo. Ottimisti. Bene, dobbiamo ricordare delle cose importanti che vedremo nelle prossime puntate, giusto? Sì. Dei prossimi appuntamenti. Allora, i prossimi appuntamenti, non svelo con chi saremo, ma già abbiamo fatto la registrazione perché chi è che già mi segue sui social avrà visto con chi ero e in quali posti siamo stati. Quindi do appuntamento al prossimo mese. Voglio ricordare a tutti i gruppi ciclistici o associazioni che chi volesse far vedere o conoscere il suo gruppo o la sua associazione può scrivere a redazioneoltrelabici@gmail.com o mi può scrivere in privato, come fate quasi in tutti, per poi vedere, valutare se si può realizzare una puntata con la vostra associazione, anche per far vedere, come abbiamo fatto in questa puntata con Tommaso, i nostri meravigliosi territori. E ricordo che la Casa del Ciclista si trova all'uscita di Sant'Ippolito o Sombronest, a 1,5 km, località Ghilardino. Io e Stefano vi aspettiamo lì. Va bene, allora grazie Daniele Muflone della Casa del Ciclista, grazie a Tommaso Berloni dei Muli Stracchi, salutaci tutto il tuo gruppo. E diamo appuntamento forse
corse a settembre, alla settembre, la prima domenica di settembre, per la pedalata alla Pera Angelica. Benissimo, noi intanto terza edizione. Noi ci prepariamo per questa terza edizione, siamo in allenamento, io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata, naturalmente con i programmi di Fano TV. Ciao!